Bentornati, pace e bene. Oggi 5 settembre ricordiamo Madre Teresa di Calcutta. Ascoltiamo. Madre Teresa, al secolo Agnes, nasce il 26 agosto 1910 a Skopje, nella Macedonia del Nord. Orfana da fanciulla del padre, fu educata da sua mamma, Drane, assieme ai suoi quattro fratelli, con fermezza e amore. A 18 anni, desiderosa di fare la missionaria, lasciata la casa paterna, va in Irlanda, dove viene accolta con il nome di Suor Mary Teresa, nell'Istituto delle Suore di Loreto. Qualche mese dopo è mandata in India, a Calcutta, dove completa la sua formazione e la vita religiosa. Durante un viaggio in treno nel 1946 le parve di sentire chiara la voce di Gesù che la invitava ad abbandonare tutto per porsi al servizio dei poveri. Nel 1948 fu libera di seguire la propria vocazione e di entrare nel mondo dei poveri. Indossò il sari, la tunica bianca delle donne indiane, con in più le strisce blu che orlavano il velo e la croce appuntata sulla spalla. Con il nuovo abito, che segnava anche il cambiamento della sua vita, si recò a Patna dalle suore mediche missionarie per seguire un breve corso di infermeria. Rientrata a Calcutta, si sistemò provvisoriamente presso le piccole sorelle dei poveri. Il 21 dicembre 1948 andò per la prima volta nei sobborghi. Visitò famiglie, lavò le ferite di bambini, si prese cura di un anziano malato che giaceva sulla strada. Si imbatté anche in una donna agonizzante, distesa su un marciapiede. Era così debole che topi e formiche le stavano rosicchiando il corpo. Madre Teresa la raccolse e la portò al vicino ospedale, dove le dissero che era troppo malata e troppo povera per essere curata. Calcutta e le baraccopoli divennero il luogo di missione, sue e di altre donne che via via decideranno di condividere la sua vita e il suo impegno. Insieme diedero vita alla congregazione delle missionarie della carità, che il 7 ottobre 1950 veniva riconosciuta ufficialmente nell'arcidiocesi di Calcutta e nel febbraio del 1965 diventava di diritto pontificio. La figura della Vergine Maria ha ispirato lo statuto delle missionarie della carità, al punto che ognuno dei 10 capitoli delle Costituzioni è introdotto da una citazione tratta dai passi mariani dei Vangeli. La Madonna è detta la prima missionaria della carità in ragione della sua visita a Elisabetta, in cui dette prova di ardente carità nel servizio gratuito all'anziana cugina bisognosa di aiuto. In aggiunta ai tre usuali voti di povertà, castità e obbedienza, ogni missionaria della carità ne fa un quarto di dedito e gratuito servizio ai più poveri tra i poveri, riconoscendo in Maria l'icona della più autentica carità. Madre Teresa affiancò alla prima congregazione altre istituzioni, come i Fratelli Missionari della Carità, le Sorelle e i Fratelli Contemplativi. L'ammirazione si tradusse anche in riconoscimenti importanti, come il premio indiano Padmashri, assegnatole nel 1962, e il premio Nobel per la pace, conferitole nel 1979. Ricevette riconoscimenti e attenzioni per la gloria di Dio e in nome dei poveri. Negli ultimi anni, nonostante seri problemi di salute, continuò a guidare la sua congregazione e a rispondere alle necessità dei poveri e della Chiesa. Morì a Calcutta il 5 settembre 1997. Voglio ricordare oggi questa grandissima donna, una delle più grandi dei nostri tempi, proprio con questi versi che la piccola Suor Teresa scrisse a 18 anni quando, a bordo di una nave, stava lasciando casa per dedicarsi alla missione. Lascio la mia cara casa e la mia amata terra natia. Vado verso il torrido Bengala, verso una riva lontana. Lascio i miei vecchi amici. Abbandono la famiglia e il focolare. Il mio cuore mi spinge a servire il mio Cristo. Amata Madre, addio. Dio sia con tutti voi. Un potere più alto mi spinge verso la torrida India. Salpa lentamente la nave, fendendo le onde dell'oceano, mentre i miei occhi fissano un'ultima volta le care sponde d'Europa. Coraggiosamente, in piedi sul ponte, gioiosa, in pace, sta la piccola, radiosa,
promessa sposa di Cristo. Nella sua mano una croce di ferro su cui è appeso il Salvatore, mentre l'anima offre prontamente il suo sofferto sacrificio. O Dio, accetta questo sacrificio come pegno del mio amore. Aiuta, ti prego, la tua creatura a glorificare il tuo nome. In cambio, chiedo solo a te, o Padre nostro, così buono, fammi salvare almeno un'anima, quella che già tu conosci. Piccole, tenere e calde lacrime, pure come rugiada estiva, cominciano a scorrere, suggellando e santificando ora il suo doloroso sacrificio. Non aggiungo commenti a queste bellissime parole che descrivono in maniera molto forte lo stato d'animo di una persona che lascia tutto inseguendo la parola del suo Dio. Un sacrificio che costa, quindi oggi vogliamo affidare all'intercessione di Madre Teresa tutte le missionarie e anche i missionari che hanno deciso nel loro cuore di compiere questo grande passo, che veramente abbiano il nostro sostegno con la preghiera e il sostegno di tutta la Chiesa. Madre Teresa, prega per noi.